Ciao a tutti da Insorto Contadino. Siamo nell'orto occupato, nel terreno abbandonato a Salvador de Bahia. Questi sono i risultati dopo circa un mese di lavoro. Vi ricordo che era tutto così, con questa erba alta. E adesso ho preparato già tre aiole, e lavorando semplicemente con la zappa fino a 15 centimetri in profondità per sminuzzare un po' la terra. Poi ho ricoperto con pacciamatura di tutto materiale organico trovato qui. Vedete, qui ho messo nella parte centrale i pomodori, perché immaginando che crescono più in altezza, e nel laterale ho messo più piante che restano basse, come rucola. Questa qui è un'erbaccia che è nata qui che devo togliere. Ma qui ho seminato tipo rucchetta, mentre qui ho comprato la rucola al mercato che veniva con le radici. Ho tolto le foglie, ho lasciato solo la radice, ho piantato qui la radice e è venuta fuori la rucola. Sono venute fuori delle belle piantine, un modo veloce per avere le piantine. Questa qui è invece rucola seminata. Vedete come sta venendo bene dopo circa già 40 giorni più o meno. Questa parte qui è cresciuta meno perché era più all'ombra, prima c'erano molto di queste piante qui e quindi ha fatto molta ombra, si è sviluppata meno. Qui è un basilico. Qui ho seminato la rucola in queste buchette, aprendo un pochino la pacciamatura e mettendo circa 3-4 semi per buchetta. Vedete, qui stanno venendo le piantine. Quello che si può fare qui, per esempio, è mettere un po' di terriccio buono qui per coprire qualche centimetro in più il colletto di queste piantine. Terriccio buono che io trovo qui osservando la parte, per esempio, di terra sotto agli alberi, ricchissima di humus, vedete qui. E che possiamo fare è, spesso ce l'abbiamo sotto il naso la ricchezza. Guardate che bella questa terra, ricchissima di humus, profumata, profumo di bosco. Osservare e sentire gli odori, questo è molto importante. Vedete? Seconda aiola, piante di pomodoro. Questa è una pianta tipo citronella, ottima per fare la tisana. Ah, qui c'è un'altra pianta ottima, boldo d'uscile, ottima per fare tisana per mal di stomaco. E infine la terza aiola che sto preparando, e devo far vedere appunto come preparo. Quello che faccio è, prima con la zappa, togliere questa erba qui che ha radici belle ignoranti, e dopo vado a sminuzzare. Dopo mescolo con il terriccio che ho fatto vedere là, pieno di humus. Successivamente copro con pacciamatura e scarti di cucina. Arrivano anche i nostri amici bambini che hanno visto come è cambiato questo territorio. I bambini sono quelli che nella loro semplicità osservano e con entusiasmo aderiscono ai progetti senza pensarci più di tanto. Poi ho trovato anche questi alberi qui, sono già in produzione. C'era un piccolo frutto qui, questo è goiaba, un albero tipicamente tropicale che purtroppo sotto 10 gradi di temperatura muore, secca. Vediamo i nostri amici. Iai, lei è qua amico? Iai, qual è il tuo nome? Aieli. Iai, pequeno. Deve mais E qual é o seu nome? Matheus. Matheus. Brian. Brian. Ele estuda em meus anéis? Estudará embaixo, é. Meu. Thank you.
E è interessante, no? Mi hanno detto che questo terreno è stato abbandonato da decenni. Io sono la prima persona che prova a coltivare qui e i primi che si sono interessati sono stati bambini, no? Che hanno detto: ah, sei te quello che sta coltivando lì? Che bello, che bello! Quindi è che bello la spontaneità dei bambini, no? Venire liberamente, andare via liberamente. Possiamo venire, hanno detto. Certo che potete venire, questo è di tutti. Gli hanno detto: e se qualcuno ti coglie le verdure? E vabbè, se qualcuno le coglie perché vuol dire che aveva fame, no? Io non pianto per me specificamente, no? Questo qui è un terreno di tutti, è un terreno pubblico. Quindi il mio obiettivo qui, francamente, è rendere un po' più commestibile questa parte, sperando di poter mangiare qualche prodotto, soprattutto quelli che non sono molto conosciuti qui. Per esempio la rucola, qui non c'è molto l'usanza di mangiare rucola, quindi le persone vedono qui della rucola, non neanche la riconoscono. Quindi sono qui fondamentalmente per divertirmi e per fare un esperimento di coltivazione di un terreno abbandonato, senza utilizzare acqua, cioè senza avere acqua sul posto, portando pochissima acqua da casa, usando molta pacciamatura. E sostanzialmente anche vedendo un esperimento sociale, cioè vedere qui le persone che sanno che c'è qualcuno che si occupa delle piante, vedere se verranno qui a cogliere di nascosto oppure faranno come i bambini che invece apertamente sono venuti qui e hanno chiesto se potevano addirittura venire qui, essendo che il terreno è di tutti, e hanno detto: ah, portiamole, a noi piace, abbiamo le piante a casa. Quindi Vediamo come procede. Per il momento ci godiamo di questo attimo presente, e prendo il sole, faccio attività fisica, sto a contatto con gli animali. C'è questo cavallo qui legato dall'altra parte di questo terreno grande, e quindi vediamo. Buona vita a tutti noi. Ciao e alla prossima.